abbiamo un Ritz. 0-0-0-0 che fa così. 0-0-0-0. Alberto Maroldi, giornalista TV, siamo al Valle e stiamo intervistando un... come lo possiamo chiamare? Uno dei due componenti del magico duo, Lillo e Greg. Dite voi chi è? Io non lo so, forse lo riconoscete, forse. Non lo so. Sono Greg. No, Lillo. Mi confondo pure io delle volte. Senti, ma direbbe il grande capo Estigazzi? Sì, io sono Lillo. Estigazzi, direbbe il grande capo. È contento che tu sia Lillo e quindi, insomma, mi farebbe dei complimenti. È Eddie Martins. Ah, Estigazzi. Pensa che... Eddie Martins, la capito, perché Eddie Martins sta insieme a Antonella Clerici. Ah, sti cazzi, non lo sapevo. Ecco, la notizia è questa, grande capo, insomma, Antonella Clerici ci teneva a smentire, sono uscite tipo 6 pagine su un giornale con tanto di foto, eccetera, quelle brutte voci che avrebbero parlato male del loro rapporto. Insomma, Antonella Clerici ha rassicurato tutti dicendo: tra me ed Eddie va benissimo. Ah. E sti cazzi? Pensa che è bene per loro questo, più che per altri che sentono. No, infatti, però dico, è importante dirlo perché, insomma, parliamoci chiaro, loro sono un po' martoriati da certa stampa, sì, che sta sempre lì a sindacare il rapporto che c'è fra loro due, perché ogni tanto litigano, questo sì. E sti cazzi? Per fatto che litigano, pensa che è normale... nostra tribù si dice: amore non è bello se non è con litigata. Noi facciamo la rima, però è simile. Senta, grande capo, insomma, ecco, lei, per chiudere, una delucidazione su questa notizia, non so, per assicurarci un po' tutti, ma anche per darci un'immagine più chiara della situazione. Allora, Antonella Clerici ha fatto dichiarazione, sì, e sti cazzi già di questo, pensa che vuol dire che lei crede in questo, esatto, che dice. Esatto. Lei dice che va bene con Eddie Martins, sì, e sti cazzi pure di questo, pensa che allora vuol dire che storia non finita, c'è comunque qualche cosa. Sì. Comunque sia che storia continua, sia che è già finita, sia che finisce fra un po', fra tanto, e sti cazzi comunque. Pensa che sono destino, può dire. Grazie, ringraziamo le grandi capo Estigazzi e andiamo avanti con 0-0. Grazie, grande. Senti, ma il Valle, siamo al Teatro Valle che ci ospita, sì, ospita Radio Rai 2, sì, questa trasmissione di enorme successo, inutile dirlo, 6-0, ma parliamo un attimo del Valle, che è più importante. No, noi siamo qua fondamentalmente perché diciamo alla base del, cioè, uno dei 5.000 messaggi che sta mandando questa occupazione e che la, appunto, la cultura non è come, cioè, la cultura è come l'acqua, quindi è di tutti, primo, e secondo, è fondamentale per vivere e dovrebbe tendere ad espandersi e dovrebbe essere una cosa coccolata, curata e salvaguardata, cosa che in questo paese non succede. E credo che sia il paese, insomma, uno dei paesi al mondo che più maltratta la cultura, ed è paradossale che sia proprio che questo succeda in Italia, che è il paese dove di cultura ne abbiamo veramente tanta da è una delle cose che all'estero, sì, dovrebbero invidiarci, no? Esatto, ma ci invidiano, tra l'altro, però invece succede esattamente il contrario, e quindi, essendo questa situazione molto molto grave, ripeto, qui al Valle sono tanti i meccanismi, secondo me, che stanno arrivando, in qualche modo mettendo in moto tutti quanti gli occupanti e tutto quello che si sta muovendo attorno. E ricordiamo che c'è proprio una comune che gestisce questo teatro. Sì, no? Sì, sì, è proprio un teatro letteralmente occupato da persone che vivono qui da mesi. E quindi c'è una presenza pazzesca di persone che appoggia questa occupazione, perché credo che fondamentalmente dipenda anche dal fatto che c'è una sorta di stanca generale, insomma, su un po' tutto. Poi una disattenzione, questo teatro volevano trasformarlo in un bistrò. Questo teatro è uno dei teatri, è il teatro forse il più importante di Roma, non so, uno dei più importanti, comunque è un teatro storico, cioè qui è un teatro dove ci sono le maestranze più importanti, non solo ci sono passati gli attori più importanti, ma è un teatro dove ci hanno lavorato le maestranze più preparate, anche disposte ad insegnare agli altri, non so, c'era
un movimento culturale di scambio in questo teatro che vale la pena difendere, bisogna difendere a tutti i costi. Quindi difenderlo con una trasmissione 6-1-0, sì. voi stessi definiti da guitti. È una trasmissione cazzona, completamente cazzona dall'inizio alla fine, cioè non c'è il... siamo noi di base siamo un intrattenimento puro, lì dove però cerchiamo, diciamo nel nostro modo surreale di far comicità, di rappresentare delle volte i risultati di un certo malgoverno e anche di una certa maldisposizione delle persone. Quindi noi facciamo una satira sociale, possiamo definire, quando la facciamo. È pericoloso, un po' possibile, guarda, veramente inospitali. Ecco, tu diciamo che Bengala è stato, alloggiava al Tijuana Golden Hotel, che Tijuana, è un, almeno quello, diciamo, un hotel 8 stelle, no? E quindi insomma stavi sì. Comunque almeno nei momenti... Sì, vabbè, l'hotel era molto... Ecco, qual era la giornata tipo di Bengala giù a Tijuana? A Tijuana, oh, solo a ricordarlo. E mi svegliavo abbastanza presto, per le 9:30. Ma vabbè, diciamo, vabbè, comunque. Sì, ma io tutta la notte, 4:30, 5, ah, sempre, vabbè, anche 5:30. Allora, effettivamente dormivi poco, certo. 9:30 fino alle 10 facevo mezz'ora di ginnastica con personal trainer. Ah, vabbè. E poi facevo una colazione in stanza, però molto di questa italiana, sì. Cornetto, cappuccino. Ok, che è... sì. Poi dopo alle 12:30 facevo un torneo di golf. Golf, perché c'è dentro l'albergo, hanno costruito, c'è un albergo enorme. E questo prima di campo uscire. Sintetico, bello però. E sì. dopo ovviamente uscire. E dopo c'era brunch. Ah, bravo, brunch, però, dopo il bravo, certo. Sì, certo, con bacon, uova. Avevi bisogno anche di calorie, ovviamente. Sunnyside, sì, poi... Certo. Poi succo di arancia, caffè. Ecco. Sì. E dopo pomeriggio. Ah, e poi siesta. La siesta che ci rimette al mondo. Certo. Dopo certo. Siesta c'era Texas Hold'em. Poker. Poi la sera. E la sera. Sera cena francese le fanno. Tutte perché cambiano ogni tanto, però io ho capitato quella francese. Buona però. Sì. Però ma quando è che uscivi dall'albergo per. E c'era un momento che si usciva, ma è proprio, erano 2 metri, per arrivare al night club, e c'era, dovevo conoscere una maledaria americana, gran bella ragazza, conosciuta lì e con lei tutte le sere, 4:30. Ah, con lei? No, ma quando è che uscivi, che andavi in a Tijuana, nella foresta? Ma chi? Dico tu, quando è che uscivi? Ma che Tijuana? Pericoloso, ci sta il serpente corallo, i narcotrafficanti, sei dead se fai lì, no, stato dentro hotel. Ah, quindi 15 giorni sei stato al Tijuana Golden Hotel, quindi praticamente... scusa, ma è quel il braccio fasciato? Ma è un ricordino. Hai detto un ricordino? È perché quando ho giocato a golf c'è un po' di tendinite. Ah, un po' di tendinite, sì, allora. Grazie Bengala Azzurro. Grazie, vita è un'avventura, l'avventura è vita. È vita. Questo grazie è Bengala Azzurro. Grazie, ciao. Vai Bengala. Delle volte siamo veramente solo surreali, solamente surreali, spiazzanti. Mamma, mi hai salvato, lo faccio un'altra volta. Ciao, grazie. Solo surreali, solamente surreali, spiazzanti. Svegli! Volume di voce. Piano, Va bene? No, stavamo appunto parlando. Sì, sì, no. Prego. No, perché diceva giustamente che appunto che delle volte Rustano, anche se è una. Se questa è una depressione del Santo Natale, però. Gli annati. Lo sveglio, faccia qualcosa. Lo so, non devi russare. Iannazzi, svegli, siamo in trasmissione. Ma come urlano però. Ma non è che l'ha detto lei di svegliarlo. Ma ho capito, ma non ma non si sveglia, però. Cosa però faccio? Lo devi scuotere, no? Lo svegli. Iannazzi, non si sveglia così. Svegli? Si svegli? Oh, Iannazzi, sì. No, dicevo che secondo me, noi siamo narcolettici, no? Sì. Siamo associati e ci vediamo ogni tanto, capita saltuariamente. No, basta, mi sono tornato. Signor Nanzi, lei crede che sia un mancanza di rispetto quella di...
Cioè, scusate, cioè uno dovrebbe provvedere con dei cerottini. Oppure anche con... Buonanotte, signorina. Volessi domandare al grande capo, sti cazzi, grande capo, guarda che stanno chiudendo il valle. Il grande capo direbbe, e sti cazzi pensa che è una cosa che va invece molto salvaguardata e non bisogna assolutamente chiudere questo teatro. Purtroppo direbbe, forse però nel caso del valle non gli farei dire il nome per prima, perché magari potrebbe essere fraintesa la cosa e invece non va fraintesa per niente. In quel caso forse il grande capo direbbe, il valle è occupato, e il grande capo risponderebbe, io penso che sia una cosa giusta da fare. Senti, ma da Segno Zero ne parlerete anche poi dalla radio, stasera andate in diretta, ma sì, poi magari continuerete a portare avanti questa fiaccola. Ma sì, come stiamo facendo già in realtà da un po' di tempo, insomma, io quando posso, in qualsiasi intervista che mi capita di fare, ho sempre parlato di questa situazione, perché io l'unica cosa è che non sono eroico come tutti i ragazzi e le persone che stanno dormendo qua dentro, anche perché c'è la scena bene, c'è un'età ormai, capito? Quindi insomma... No, però detto a parte questo, in realtà però sto facendo in realtà nel mio piccolissimo, quello che posso, insomma, stasera sto cercando di portare uno spettacolo qua, insomma, per divertirci, per cazzeggiare così e per dire due cose sul valle e farle arrivare un po' a tutta Italia, visto che il programma va in diretta. E due cose fondamentali, spero, che poi alla fine c'è tanto da dire, però insomma... basta dire quelle cose ficcanti, giuste, che possono arrivare e far capire soprattutto che significa questa occupazione, perché ha un senso questa occupazione, non è solamente delle persone che ovviamente che stanno dormendo qui. È fatto da Barman e Robin, insomma, ci sono... Sì, Barman e Robin fanno parte di quella serie che facciamo, molto surreale, appunto, che troppo pure, cioè, le volte alcuni ascoltatori non la capiscono, alcuni impazziscono, come tutte le cose molto surreali. E poi c'è anche la parte di Matrix, insomma, voi state veramente impazzendo, la Radio Rai 2, devo dire, vi sta seguendo, no? Vi sta dando questo spazio in più sui corti. Guarda, noi stiamo facendo, questi sono in realtà parte da una passione nostra per i radiodrammi, che ci sono sempre piaciuti. Noi facciamo ovviamente delle parodie, delle versioni comiche, però l'idea del radiodramma mi è sempre piaciuta, perché li ascoltavo da ragazzino. Tu come al solito sei quello che pensa e Greg sta lì a perdere tempo, insomma, no? No, Greg pensa, pure troppo pensa Greg, cioè quello è il problema, che pensa pure troppo. No, Greg, no, io sono, ci pensiamo tutti e due fondamentalmente, solo che appunto, diciamo, tra i due Greg è il più artista in realtà, perché io sono uno che se mancano due sketch, magari li riesco a scriverli al volo, magari non bellissimi, comunque perché magari manco vanno fatti. Greg o c'ha l'idea figa, insomma, non fa, pure non sta lì, non fa niente, però spesso c'ha delle idee molto fighe, per cui va bene. Senti, ti salutiamo, ti lasciamo tornare a mangiare, c'era una pasta e fagioli... Sì, che mi hanno sconsigliato poi alla fine, perché mentre la mangiava faceva, guarda, non te la consiglio, per cui... Al valle, agli occupati del valle tocca anche questa. Sì, mangiano una pasta e fagioli orrenda, pare, a sentire le reazioni di uno degli occupanti, capito che... Salutiamo i molteplici personaggi che lì lo porta avanti insieme al Magico 2. Salutiamo tutti quanti gli occupanti del valle, soprattutto insomma la causa, che è fondamentale. Salutiamo la cultura e speriamo. La seconda raccolta di così, sì, che io... Che la prima è la spirugliando tra le ferite. E la seconda è la gnagna faccettata. La gnagna faccettata. È una raccolta di poesie della maturità, se vogliamo. Cioè, è una crescita. No, c'è una crescita, certo. La prima raccolta era un po' ermetica. La prima era una raccolta invece forse un po' più, diciamo così, leggera. Leggera, diciamo così. Un'opera giovanile, la definirei. Ecco. La gnagna faccettata invece è una raccolta di poesie sicuramente di carattere più ermetico. Bene, scusi, io non sono così. Con alcune punte sul crepuscolare. Bene. Esatto. Come? Bredaglie. Sono bredaglie, esatto. Come tipo di poesia, insomma, sono bredaglie. È stato un onore per me, ovviamente, che l'editore Manana abbia accettato di pubblicare. Poteva anche lasciarlo, però no, è sempre un piacere avere anche l'editore insieme all'autore. Sempre ce le valsa. Certo, infatti. Prego, partiamo con la poesia. Prego. Vogliamo fare un chiono? No, ma la facciamo non recitare. Magari lo facciamo dopo. Dopo facciamo un chiono tutti e tre. Prego. La poesia si intitola O Lupucchiona. Che significa... Cosa? Dico, o Lupucchiona? Lupucchiona? Eh.
No, no, io lo so, no, era per il pubblico, per... Vabbè, ma è chiaro. Non scherziamo. No, non scherziamo. Prego, Lupo Chiona, prego. Non sottovalutiamo così. No, 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 perché, prego. Sogna, o Lupucchiona, e granella i miei pensieri. Prona il tuo varlo mentre osservo il tuo segreto. Corre il triglio Virgillino e salta agile al burato. E io, che mi rifugio nel suo gaglio, mi lumello e mi slumatto. Toccante, no, veramente... Filippo Cadaglia. Grazie, grazie per questi stupendi versi, veramente. Io sì, proprio sì. No, nel senso che è sicuramente una poesia, questa, come avrà visto, no? È di carattere più... aperto. No, è triste. Non è triste. Media, è una. Come media? Di quelle che fai. Però. Però no, per dire. No. No, è una, dica. È una poesia molto intimista. Intimista, se vuole, vabbè, no? Quello se l'ha capito. Se l'ha capito, attualmente quando dice appunto sogna o Lupucchiona, che sappiamo tutti, vabbè, Lupucchiona è inutile spiegarlo, però gramella i miei pensieri, che se gramella anche che se. Granella i miei pensieri. Ah, granella. Granella i miei pensieri. Sì, certo. Beh, è chiaro, perché quando la Lupucchiona sogna, è ovvio che. Come riflesso, ma proprio incondizionato, certo. Immediatamente i pensieri granellano. Vabbè, questo va da sé. Ma questa è una cosa, diciamo, scontata. Abbastanza, cioè, a lei quante volte sarà capitato nella sua vita? Di questa cosa? Quando sogna la Lupucchiona, i suoi pensieri cosa fanno? I miei? Sì. Se granellano i miei? Nell'85 l'ultima volta che è capitato. E tanti anni fa, mi ricordo che ho granellato proprio. Mi sono anche accorto, ho detto, ma che sto granellando? Ho detto, no, cioè, un attimo di... ma la cosa non mi è piaciuta, mi hai mandato... L'85 sono passati quasi 25 anni. No, per dire, è una vita proprio, no? Per dire quant'è che non granello, però, quindi, andiamo avanti con l'altro. Mi chiede la Svalcana. Svalcana? Ogni tanto sì. Bene, adesso... ok, prego. Però dipende anche lì, eh. Però quando dice, scusi, prona il tuo varlo. Prona il tuo varlo mentre osservo il tuo segreto. Vabbè, questo è chiaro, vabbè. Questo è chiaro. Immediato. Ecco, e poi c'è questa immagine, no? Che corre il triglio Virgillino e salta, no? Agile al burato. Al burato. Ma il triglio Virgillino è quello classico? Cioè proprio il triglio quello... Oppure... Come classico? No, dico il triglio, questo qua. Perché il triglio, ovviamente... Il triglio è Virgillino. Vabbè, il triglio, dico, cos'è? Non è che esiste un triglio Virgillino classico, un triglio Virgillino... È il triglio, vabbè, però dico il triglio. Spieghiamolo sempre per chi, quei pochi che non... Il triglio... Il triglio è quello che corre, no? E che è un animale. Come un animale? Cioè, vabbè, no, dico... Però è un triglio... Un animale. Dico, si comporta delle volte come un animale. A picchiare. E come fa a comportarsi come un animale? È il triglio. Non è un qualcosa di tangibile, no? Però il triglio comunque è lui, è il triglio quello che conosciamo tutti, no? Quello volevo sapere. Ma non quello classico, uno ne è uno, il triglio è uno. Vabbè, ragazzi, andiamo avanti con Seno Zero. Sei uno zero? 610. 610. 610. 610.